c'è spazio per Cristiano Ronaldo lateralmente. Può cercare i cross. Cerca e trova il compagno. Può avanzare indisturbato. Tocco sotto elegante che scavalca il portiere. Il portiere qui non ha avuto davvero scampo. Lo ha scavalcato con freddezza e precisione. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Punteggio che è cambiato, ora conducono per due reti. A zero. De Jong la gioca a Pelé. Cristiano Ronaldo. CR7 supera l'avversario. Intervento non semplice qui del difensore. Occhio al pallone per Balotelli. Occhio all'imbucata. Ha scavalcato il portiere con uno splendido pallonetto. Perfetta l'esecuzione qui, Stefano. Capolavoro. Ora conducono per 3-0. De Jong. A campo sulla fascia. Giocata di qualità per intercettare il pallone. Possono ripartire in contropiede. Pallone sulla corsa per Cuadrado. Bella la verticalizzazione. E c'è la grande parata. Si è fatto ipnotizzare dal portiere. Sembrava un gol già fatto. Oh là là. Difficile capire cosa sia successo. Un calo di concentrazione forse? Ma. A metri per avanzare. Rafael Guerreiro. Può colpire da lì. Occhio. Occasione. Ed è rete. È un tocco morbido. Palla che finisce in rete, davvero senza problemi. Beh, ha scelto la precisione rispetto alla potenza. Si allarga il divario inesorabile tra le due squadre. Sinceramente non so neanche dove trovino la voglia di continuare. Il divario tra le due compagini è impressionante. Una partita a senso unico. 4-0 per loro. I cori, i canti, l'entusiasmo di inizio gara ha lasciato spazio a un silenzio quasi rassegnato adesso, colpa del risultato. Vedere la propria squadra subire in questo modo non è mai facile né bello, specie quando si gioca in casa. Buona l'idea qui. Occhio a Balotelli. Nessun problema con l'uscita del portiere. Paul Pogba, pallone recuperato, è in buona posizione, occasione d'oro, è stato molto bravo qui il difensore che ha risolto una situazione complicata. João Moutinho, Guerreiro, lo vede, attenzione, occasione. Pericolo. La respinta di Oblak, attenzione. Ha preso nettamente l'avversario, l'arbitro può estrarre il cartellino. L'arbitro qui non ha avuto esitazioni, ha tirato fuori il giallo. Ma deve evitare questi falli, la sua presenza in zona gol è troppo importante per la squadra. Pogba. Van Bissaka. Memphis, recuperano il pallone, può sfruttare lo spazio lungo la corsia,
Pallone interessante. Rafael Guerreiro. Può metterla da lì. Guerreiro. Vediamo cosa inventa ora. Suggerimento interessante. Offside che ci sta tutto. Doveva temporeggiare invece di puntare subito verso la porta. Check Bonaventura. Arriva il fischio finale dell'arbitro in questo primo tempo. 4-0 risultato. Possono passare in vantaggio. E supera il portiere. E adesso sono avanti e cambia tutto. Tifosi in delirio. Prova la botta. Oblak salva in calcio d'angolo. Balotelli. Occasione d'oro. Ha provato con lo scavetto qui. Pallone alto di poco. Palla che non è scesa abbastanza per infilarsi alle spalle del portiere. João Moutinho. Prova da lontano. Portiere che sventa la conclusione senza problemi. Bravo, attento. Si è lasciato sorprendere. Inizia il secondo tempo, vedremo se cambierà la storia di una partita fin qui a senso unico. Sergio Ramos. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Buon pallone filtrante. Pallone sulla corsa. Oblak, palla ancora in gioco. Palla dentro, occhio. È arrivato il fischio che ferma tutto. Fuori gioco, ma che brivido. Sembrava poter andare, ma era al di là. João Moutinho. A metri davanti a sé, attenzione. Bravo qui a smarcarsi. Pallone profondo, pericoloso. Rafael Guerreiro. Attenzione, pericolo. Grande uscita a valanga, coraggiosa del portiere. Eh sì, se l'hai trovato addosso prima di poter tirare. João Moutinho. Sale Cuadrado. Occhio a Balotelli. Attenzione. Il portiere gli lega il gol. Ha provato la soluzione più difficile. Congre. Check Bonaventura. Può ricevere una posizione interessante. Opportunità. Esce e recupera il pallone. Cristiano Ronaldo. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Ottima posizione. Troppo spazio qui per l'attaccante. Pericolo, palla in gioco. Brutto passaggio, recupero facile. Azione interessante questa, attenzione. Palla respinta dal difensore. Van Aanholt. De Jong. Ecco Pelé. Cristiano Ronaldo. Occhio al traversone. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio. Attenzione, pericolo. Come ha fatto a non inquadrare la porta da lì, Stefano? Sembrava impossibile. E l'ha mancata anche di parecchio, Pier. Peccato, perché la potenza c'era. Balotelli. André. Bonaventura. Lettura perfetta e palla recuperata. La protesta in sottofondo dei tifosi, chiaramente delusi dalla prestazione della loro squadra, passa oggi troppo molle.
mancano della grinta, della cattiveria agonistica necessarie per provare a rimontare lo svantaggio. Van Aanholt, De Jong, può contare sull'aiuto dei compagni. Gran dribbling, palla ancora lì. Check Bonaventura, João Moutinho, palla consegnata agli avversari, guadagna metri verso l'area. De Jong, decisivo l'intervento della difesa che ha impedito all'attaccante di chiudere comodamente verso la porta. Pallone che è uscito, possono tirare un bel sospirone di sollievo. André Guerreiro avanza verso la porta, da lì può andare col cross. Guerreiro, e stavolta finalmente gli dice di no. Probabilmente si augura soltanto che questa partita si concluda presto. La squadra avversaria riconquista il pallone, prova col lancio lungo. Ottimo il pallone filtrante, la parata del portiere. Troppo prevedibile il pallonetto. De Jong, Cristiano Ronaldo, ecco Pelé. Cristiano, attenzione a Pogba, pallone in gioco, attenzione, attenzione, la palla è lì. Recupera palla intercettando bene il pallone. Chiedo a Matteo Barzaghi a bordo campo quanti minuti ci separano dal triplice fischio. È iniziato il conto alla rovescia, Pier, meno 10 minuti al 90°. D'accordo, grazie intanto a Matteo Barzaghi. Brutto passaggio e pallone regalato. C'è il tocco corto, lo vede, può ricevere una posizione interessante, intervento che vanifica il buon tentativo di cross. Tirato malissimo, pallone che finisce sul fondo. Occhio all'errore del portiere. Brivido per i tifosi, ma il pallone esce. Pallois. Tifosi che protestano contro la mancata concessione del penalty nell'occasione precedente. Ottimo fin qui il possesso palla, strumento anche difensivo, visto che manca poco alla fine e sono in vantaggio. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Matteo, bordo campo, quanti minuti ci separano dal fischio finale? È iniziato il conto alla rovescia, manca un solo... Tempo scaduto, arriva il triplice... Occhio!